Affari Italiani e con Carlo Iantorno, direttore della responsabilità sociale di Microsoft Italia. Avete organizzato nella vostra sede di Milano un No Profit Day per presentare un nuovo progetto rivolto alle ONLUS in collaborazione con il Banco Informatico. Ci spiega di cosa si tratta? Noi siamo da alcuni anni molto attivi nel campo delle donazioni software. Donazioni software che sono prevalentemente gratuite per tutto il mondo del volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni ONLUS. Il nostro obiettivo è quello di dare una spinta in avanti all'informatizzazione del terzo settore, che è una delle questioni principali che ora vengono affrontate. Noi vogliamo veramente che le organizzazioni del terzo settore diventino delle organizzazioni agili, delle organizzazioni moderne, delle organizzazioni globali e delle organizzazioni aperte all'esterno in grado di fare il proprio lavoro in una maniera molto più efficace di prima. Abbiamo quindi pensato di fare questo evento che è il nostro Non Profit Day, è la seconda edizione di questa iniziativa che facciamo, siamo molto soddisfatti, stiamo qui presentando appunto una modalità di erogazione del software che ci mette in grado di essere molto più efficienti e di toccare molte più organizzazioni. Abbiamo toccato finora negli ultimi 12-15 mesi qualcosa come 150 organizzazioni, donando più di 2 milioni e mezzo di euro in valore commerciale di software. Nel prossimo anno vogliamo fare un ulteriore, diciamo, passo in avanti, vogliamo raddoppiare se non triplicare questa capacità. Ecco, dunque sviluppare l'apparato digitale delle organizzazioni no profit è utile. È molto utile, le organizzazioni non profit oggi molto spesso pensano che avere un PC è tutto quanto uno possa, diciamo, volere dall'informatica, ma l'informatica fa cose molto più importanti, quali ad esempio consentire alle organizzazioni non profit di fare del marketing digitale e toccare istantaneamente milioni di persone, quale ad esempio fare delle transazioni elettroniche e interagire con la pubblica amministrazione, con le banche, con le altre organizzazioni ed essere molto più efficaci, quale quello di eliminare o comunque ridurre in maniera importante la carta che circola in queste organizzazioni e renderle quindi più efficaci, più produttive. Le organizzazioni non profit si devono concentrare su quello che è il loro valore, che è quello di sviluppare funzioni sociali, non possono, diciamo, perdere tempo negli strumenti e nelle modalità di lavoro. E l'informatica aiuta proprio in questo, aiuta nella capacità di lasciare che le organizzazioni si concentrino sul loro impegno principale, mentre le operazioni manuali, le operazioni ripetitive, eccetera, sono eliminate e sono i processi informatici che fanno tutto questo. Ecco, a proposito di responsabilità sociale, quali sono stati i vostri principali progetti già realizzati oltre, a questo? Ma noi abbiamo una dozzina di progetti in Italia che puntano, diciamo, a un obiettivo specifico che è quello di ridurre il gap digitale che c'è nel nostro paese. Per questo noi pensiamo che fare innovazione, quindi portare, diciamo, la tecnologia nella società italiana sia lo scopo principale. Però deve essere una tecnologia sostenibile. Ed è per questo che abbiamo progetti importanti nell'ambito, per esempio, della sicurezza per i bambini su internet, un problema che è diventato cruciale per l'utilizzo diffuso di internet. Oppure abbiamo iniziative diciamo, su come l'informatica può aiutare la sostenibilità ambientale, un altro problema cruciale per la nostra società. Diciamo, la nostra linea di azione è soprattutto, diciamo, concentrata sul fornire le competenze informatiche alla società, a migliaia e migliaia di persone che sono in svantaggio sociale, agli anziani, a certe categorie di donne, e quindi riuscire a eliminare quello che è, diciamo, la differenza digitale, lasciatemi dire, nel nostro paese. Facendo questo, diamo una mano ai problemi della società e diamo una mano all'intera società e cerchiamo di contribuire, per quel che sappiamo fare, allo sviluppo economico e sociale del paese.
Quindi si può dire che l'informatica abbatte le disuguaglianze? L'informatica è molto importante per garantire lo sviluppo del paese in generale, però dobbiamo stare attenti che lo sviluppo digitale non penalizzi e lasci indietro alcune categorie sociali e deve quindi essere esso stesso un motore per garantire un equilibrio nella società. Può essere una grande opportunità. Per il futuro avete in cantiere altri progetti? Noi abbiamo diversi progetti in cantiere, abbiamo naturalmente un grande sogno che è quello di riunire le forze informatiche che lavorano per il terzo settore e quindi riuscire a mettere insieme in rete tutti coloro che si impegnano a portare tecnologia informatica, ad avvicinare il terzo settore alla società della conoscenza. Noi vogliamo essere un catalizzatore di tutto questo, quindi faremo iniziative che si muoveranno in questa direzione. Ce ne può anticipare una per capire in concreto il vostro lavoro futuro? Noi cercheremo di organizzarci con altre, con organizzazioni del terzo settore affinché la formazione venga portata in sempre più territori, quindi vogliamo sviluppare l'impegno territoriale e quindi ad esempio toccare qualcosa come 100-150 località in Italia attraverso corsi itineranti. Questa è una cosa importante. Noi vogliamo nelle scuole? Nelle scuole, ma anche nella società, presso le comunità di disagio, per esempio. Noi vogliamo inoltre fare dei progetti sperimentali in Italia con organizzazioni del terzo settore che siano più avanti, che abbiano la volontà di sperimentare nuove tecnologie nel cosiddetto cloud computing, allo scopo di sperimentare queste tecnologie, che sono tecnologie più moderne, più avanzate, praticamente eliminano le strutture informatiche all'interno di un'azienda per utilizzare applicazioni che girano su internet e quindi che semplificano tantissimo la vita delle organizzazioni aumentando la loro produttività, la loro efficacia in generale. Quindi faremo progetti in quel senso lì e vogliamo fare anche progetti per sperimentare tecnologie di cosiddette comunicazioni unificate, quindi utilizzare le organizzazioni e fare webcasting per raggiungere i propri clienti, fare un marketing più moderno. Quindi proseguirete nella linea di sviluppare sempre di più l'informatizzazione del terzo settore? Sì, e contribuire all'informatizzazione del terzo settore è una cosa che noi sappiamo fare, è all'interno della nostra missione principale ed è un contributo originale che nella società italiana può fare una differenza.